La storia di oggi è quella di un incrocio, sperduto nelle pianure ucraine, a pochi chilometri dal fiume Don e dal confine con la Russia. In molte memorie di reduci della Seconda Guerra Mondiale, questo incrocio è noto come il quadrivio di Seleni Yar. Nel dicembre 1942, le divisioni sovietiche attaccarono il fronte orientale a nord di Stalingrado, spezzando la resistenza delle truppe ungheresi, rumene e italiane. A tappare la falla, lasciata a sud dallo schieramento italiano, fu mandata la divisione alpina Julia. Quando gli alpini furono caricati sui camion, invece di essere spediti a piedi, capirono la gravità della situazione. Per un mese, la divisione alpina Julia tenne il fronte, permettendo al resto dell'armata italiana di ritirarsi. Da metà dicembre a metà gennaio, i battaglioni si alternarono alla difesa del quadriglio, che era uno snodo di strade fondamentale per le colonne motorizzate russe. Col suolo ghiacciato non era possibile costruire ricoveri. Sotto le armi più grosse si dovevano accendere fuochi per impedire che i meccanismi da sparo congelassero. I soldati si vedevano arrivare il rancio ghiacciato, anche il vino. La vigilia di Natale avevano ricevuto un regalo dal Comando Supremo di Roma. Un telegramma a firma Mussolini. La Julia muore sul posto. Un ordine che, in buona sostanza, stava già venendo eseguito. Il battaglione della Valcismon perse il 103% dei suoi ufficiali, ovvero i propri ufficiali, tutti, più i rincalzi. Solo pochi sopravvissuti della divisione Julia presero parte alla ritirata. Di questi, i più vennero intrappolati dai russi a Valuiki e spediti ad est, sulla strada di Davai, per mai più ritornare. Le tovagliette sono un podcast prodotto da Kaleid Acoustics. Il contenuto è Farina del Sacco di Lorenzo Tognato. Il suono è Farina del Sacco di Maria Conterno. Ringraziamo Ferdinando, che questa volta ci ha prestato l'armonica. Questa tovaglietta è dedicata a Mario Tognato e a tutte le biglie che vanno perse quando si gioca alla guerra.